è una delle aziende che in questo momento ha gli impianti più in alto, l'azienda Franchetto, e gli impianti si trovano a Vestenanova. Vestenanova è a altitudine di circa 600 metri ed è la nuova frontiera del Durello veronese, quindi siamo veramente in alto, siamo all'inizio della vallata dell'Alpone. E dietro cosa c'è? Dietro c'è il complesso del Carega, quindi è sono montagne che arrivano quasi a 2000 metri di altitudine e fanno scendere dell'aria fredda. Le zone di Vestena sono sempre zone molto ventilate e molto fresche, con delle grandissime escursioni giorno-notte. Chi fa questo vino? Questo vino lo fa Giulia Franchetto, una ragazza giovanissima, siamo sotto i 30 anni, e quello che mi piace dire un pochino, senza averlo bevuto, perché veramente non sento nulla, però sento l'acidità nella foto, sono vini che rispecchiano tantissimo quelle che è la filosofia del produttore, nel senso che la Giulia è una ragazza molto determinata, molto decisa, molto dritta, e questo vino, secondo me, a memoria, è esattamente così, esprime esattamente la personalità di questa ragazza. Sì, volevo ringraziare Chiara che mi ha presentato Giulia a Düsseldorf, mi sa, 2 anni fa. Ora in mezzo, no, ma quando me l'ha presentata, mi ricordo che l'ho conosciuto a Düsseldorf, evidentemente mi ha colpito molto. Stavamo assaggiando Soave, ma insomma comunque il suo stile si sente tantissimo anche in questo duello. Ed è interessante assaggiare in sequenza questi due prodotti, perché dice vabbè, ok, acidità, mineralità, quel che è, gesso, però poi ogni tanto quest'uva durella tira fuori anche qualche nota fruttata, qualche nota dove ci si possa appigliare un pochino più di così. Ecco, questo è un esempio di, già dal colore, vedete bene che ha sensazioni molto più dorato, quindi ce l'aspettiamo comunque più accomodante o un pochino più dolce, quantomeno nei profumi. Infatti le sensazioni qui sono il profumo più della, quello della camomilla, la ginestra, la rosa inglese, quella gialla, quindi quindi una sensazione più dolce, più calda, più ricca, che però non perde mai forza, perché comunque c'è un contraltare di acidità che si sente anche al naso, no? Questo lato un po' di zenzero, questo lato un po' piccanti che ci colpiscono. Lo andiamo a assaggiare, non mi dispiace per te, ma effettivamente è buonissimo, perché viene fuori questa nota fruttata che al naso veniva avvertita in bocca ancora più esaltata, e la bollicina fa quello che deve fare la bollicina, cioè deve esaltare e espandere quello che è che l'uva ha dentro di sé. La bollicina non è mai qualcosa di aggiunto all'esterno, è qualcosa che deve nascere nel vino e deve esaltare quelle che sono caratteristiche del vino, perché molti fanno successo della bollicina dipende dal fatto che lo bevi freddo, che hai gasato e che lo butti giù. In realtà la bollicina è un po' un amplificatore di quello che fai, quindi amplifica gli sbagli, amplifica se l'uva acerba rende ancora più acerba, se è troppo matura rende ancora peggio, quindi in realtà bisogna stare attenti alla bollicina, perché esalta tutto quello che c'è nel bicchiere prima di formarsi, e quando si forma veramente ti mette un po' le corde, quindi se la sai fare fai prodotti come questi, prodotti tesi, energici, che hanno una dolcezza, che hanno una piacevolezza incredibile e che di nuovo richiamano immediatamente il bicchiere successivo. Bene, come sta andando?